Gli obiettivi sono sostanzialmente di due tipi. Il primo è quello di dare un servizio ancora migliore ai nostri clienti, consentendogli di ritirare i nostri prodotti 365 giorni all'anno e 24 ore al giorno, quindi in qualsiasi momento della giornata e dell'anno. La seconda cosa è anche di venire incontro al tema del distanziamento sociale, in quanto in questo caso è possibile acquistare i nostri prodotti sia in totale sicurezza per chi acquista e anche in totale sicurezza per chi vende, quindi senza la necessità del contatto fisico. La combinazione delle due cose, quindi tra fisico e digitale, secondo noi sarà comunque il motore e il successo anche nel futuro di qualsiasi azienda. Diciamo che fortunatamente questo percorso era già presente in Virt Italia e quindi Virt Italia aveva scelto come propria strategia la multicanalità, ovvero moltiplicare i punti di contatto della nostra azienda. Quindi accanto al venditore come sistema classico di raccolta degli ordini, già da tempo abbiamo creato una rete di negozi e abbiamo investito poi fortemente nello sviluppo delle app del nostro e-shop. E in questo discorso abbiamo proseguito e abbiamo colto questa occasione per presentare questo progetto, per esempio, che è l'Automatic Store e che consente quindi di mettere a disposizione dei nostri clienti i nostri prodotti senza contatto con personale nostro, sostanzialmente in totale sicurezza. Valore aggiunto principale è valore aggiunto per i nostri clienti di reperibilità del materiale 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Cerchiamo di dare una mano ai nostri clienti appunto di ottimizzare i loro processi, i processi di acquisto, di approvvigionamento, non perdere tempo in attività che noi possiamo svolgere con sistemi automatizzati come in questo caso. Il valore aggiunto per noi ovviamente è quello di farci vedere innovativi, di cercare di raccogliere un fabbisogno anche durante la notte, anche durante il fine settimana e ovviamente essere un passo avanti a quello che oggi sono le disponibilità del mercato. Noi siamo un'azienda che fa tanta innovazione, ma la nostra innovazione è sempre legata a cose implementabili assolutamente sul mercato e tangibili per i clienti finali. Fare innovazione solo per dire abbiamo scoperto questo, ma che poi non genera né servizio al cliente né volumi aggiuntivi, non ci interessa.